No, niente, niente, porca miseria. Ma va... Niente. Scusi, signore, siccome il mio telefono non prende, non riesco a capire se è lui o se è la zona. Ma il suo prende? Secondo lei prende? È anche troppo, direi. Sì. Io sto cercando di mandare un messaggio, ma non mi parte, non prende niente. Ma scusi, ma lei che gestore ha? È una compagnia nuova, si chiama Humility. Humility? Sì, costa 9 centesimi l'anno. È una compagnia rumena, infatti ha il roaming sempre aperto. Ah, Humility. Però adesso non prende. Però adesso non va. Ma porca miseria, ma guarda che... Come faccio a mandare messaggi? Sa come si chiama la mia compagnia? No. Chappistess. Prende tanto il suo, eh. Scusi, provi a venire qui. Niente, non prende. Posso avvicinarmi che magari riesco, magari prende qua con lei. Beh, qua non prende niente. Prende? No, non prende niente. Ma che rete ha? Il 4F. F? Sì, Humility non è ancora arrivato alla G, cioè è ancora la F. L'anno scorso era 3F, quindi suppongo che il prossimo anno farà 1G, 2G, 3G, punto G, 4G, vabbè, mago G, non lo so, insomma. E le sembra normale che il suo cellulare non prenda e il mio prenda? Vabbè, può capitare. Sì, però siamo molto vicini. Sì, sì. Però il mio prende e il suo no. Sì, Cosa c'è là in fondo? Là. Quelli là cosa sono? Sono ripetitori del cellulare. Del? Del cellulare. Certo, c'è un ripetitore del cellulare, ma il suo non prende. E il mio prende. Come mai? Cosa? Scusi. Ci pensi? Cosa devo pensare? Quelli sono trasmettitori del 5G. Servono per trasmettere il segnale del cellulare. Così ci hanno fatto credere. Ma in realtà i trasmettitori del 5G sono quelli che hanno portato il Covid. Sono quelli. Il Covid, amico mio, è arrivato col 5G. Ah sì? E la peste con le email è arrivata, scusi. La tosse con gli SMS, perché mio fratello ha risposto un SMS e poi ha iniziato a tossire. Ma si rende conto di quante cose ci impongono i poteri forti? Hanno deciso questo? E così è, caro mio. Ci vogliono far credere che la Terra è tonda. Cioè, scusi, perché la Terra non è tonda? Ma scusi, ragioni un attimo. Se la Terra fosse tonda, quelli che sono di lato cadrebbero. E quelli sopra cosa fanno? Vanno in giro. Quelli sotto vanno in giro così. La Terra non può essere tonda, la Terra è piatta. Senza silicone lo saresti anche tu. Lei è uno di quelli lì, cioè, quindi la Terra secondo lei è piatta. È piatta. Piatta. Certo, certo. Infatti il prossimo anno ho sentito dire che toglieranno i freni a mano delle macchine. Tanto che cazzo ce ne facciamo? È piatta. La Terra, no? Cioè, non è che c'è bisogno di mettere il freno a mano. Cosa te ne fai? Come la parcheggi lì, la macchina sta ferma, cioè voglio dire, non c'è né salita né discesa. Piatta, voglio dire. È piatta, giusto per quello. Se invece fosse tonda, lei non mette il freno a mano, lei le parcheggia e ci dice dov'è la macchina. La Terra è tonda, la macchina è andata avanti, fa op e arriva da dietro. Certo, sì. Fa op. Sa quanta gente morirebbe auto investita dalla propria auto, no? Cioè, la Terra è piatta. Sei lì che è morto e basta. Lo dice l'etimologia, che la Terra è piatta. La Terra. Scusi, noi abitiamo dove abitiamo? Abitiamo sul che cos'è? La Terra è un? È un pianeta. Non è mica un tondetta. Ci sarà un motivo se l'hanno chiamato pianeta, no? Noi siamo in Lombardia, la Lombardia è? Sulla pianura padana. Ecco, mica sul biglietto padano. Sulla pianura ci sarà un motivo per cui l'hanno chiamata pianura. Sarà un motivo. Quante cose ci vogliono mettere nella testa, caro mio. Ci vogliono far credere che l'uomo è andato sulla luna. Ma come può se sarà piatta anche la luna? Che cazzo è? Un geco che si attacca. Cioè, voglio dire così. Piatta la Terra, piatta la luna, piatto Venere, Giove, tutto piatto. Cioè, è un servizio di piatti, insomma, mica pianeti quelli lì. Cioè. Tu andresti sulla luna? Ma va, è così bella l'Italia. Parole sante, e io lo so bene, l'ho girata tutta. Tu giri solo perché hai la labirintite. Ci vogliono far credere che Michael Jackson è morto. Ma se ho sentito una canzone stamattina in radio, ma scusi, ma com'è possibile? Ma dai, ho visto anche un film con Totò e uno con Marilyn Monroe mercoledì. Eppure lei c'è chi ci crede? Ci vogliono far credere. Ci vogliono far credere che sono tutti morti. Invece sono tutti sulla luna. Pensi a quante cose ci ha messo nella testa fin da quando eravamo bambini. A lei devono averne tolta una fondamentale, guardi. Che forse è piatta anche quella, come una moneta. Non lo so, chissà.
Adesso ti sorprenderò. Stavo pensando... Stop! A posto così, mi hai già sorpresa. Adesso che lei è pronto, se la sente? Sono pronto comunque. Se la sente, cosa, se la sente, cosa, se la sente. Non mi tocchi, scusi, non ci conosciamo se neanche. Se se la sente, voglio svelarle il vero complotto a livello terzo. Se la sente? Ma la sente. Bene, allora glielo dico. Allora, oggi quanti ne abbiamo? 18. 18. Di che mese? Dicembre. Di che mese? Dicembre. Dicembre. Non abbia paura. Non ho paura. Dicembre. Certo. Fra un po', fra qualche giorno, che cosa succede? Poi è Natale. Natale? Natale, che giorno è? È il 25. Quest'anno hanno deciso che cade il 25. No, tutti gli anni, comunque, cioè. Non facciamo polemica. Da tanto, proprio. Facciamo, non facciamo polemica, poi facciamo. Va bene, polemica. Va bene, ci va bene che cada il 25. Ora, a Natale che cosa succede? Nasce Gesù Bambino. Ho capito. Ma chi l'ha deciso? E come chi l'ha deciso? Dico, perché Gesù Bambino nasce proprio a Natale? No, guardi, scusi, non è che bambino, Gesù Bambino nasce, è Natale perché quel giorno nasce Gesù Bambino, scusi. Ma chi l'ha deciso? Come chi l'ha deciso? Ma non poteva nascere a Pasqua? No, a Pasqua succede un'altra cosa, scusi un attimo, a Pasqua Gesù risorge. Chi risorge? Gesù. Gesù. Ma lo sa che è Gesù che risorge? È lo stesso che era nato a Natale. E le sembra una coincidenza. Ma dai, ma che scoop, oh, ma lo dica al telegiornale, diventa famoso. Ma aspetta, aspetta che non è finito. Diventerebbe famoso proprio. Ma scusi, però... È certo che è sempre lui. Però quando risorge non è più Gesù Bambino. Ma no, la storia è andata avanti a 33 anni, scusi. Quanti? 33. Benissimo, li prendiamo e li mettiamo lì. 33 ha detto, 33. Ha detto 33. E okay. Lo dico io, tutti. 33, Gesù ha 33 anni. Sì. Non l'abbiamo deciso né io né lei. No, per fortuna no. 33. Soprattutto lei, che non l'ha deciso lei perché mi sa che insomma sarebbe un po'... 33, la metà dei tuoi anni. 33, il doppio del tuo quoziente di intelligenza. Ora... Quando lei va dal dottore e gli picchietta la schiena, le dice, dica un numero. Che numero le dica di dire? Il 33. Eccola qua! E le sembra una coincidenza, le sì, sembra. Sì, è una coincidenza, sì. Ma non si rende conto, ma non si rende conto. Perché non gli dice, dica 31, 30, 30 dica 3.704? No, dica proprio 33. Ma che ne so, ma scusi, si vede che è un numero che fa muovere i bronchi e uno può ascoltare e sentire sì, i bronchi, sì, i polmoni. Il 33 fa guarire il catarro, il 2023 dalle emorroidi. Ma che cosa c'entra? Perché se le tocco qua le muove la gamba? Ma è scemo, scusi. Perché se la tocco qua le muove la gamba? Ma sono i riflessi. Ma che riflessi, che riflessi? Ma ha fatto male, ma ha fatto... Ma ormai cosa stiamo vedendo? Medicina 33. È casino che è sto programma, guarda. A me piace tanto l'eredità. Tra un po' piacerà anche ai tuoi nipoti, eh. Lunedì, martedì prossimo, eh. Che faccia. Rimaniamo sul 33, il 33. Ora va bene, lei dice che è tutta una coincidenza. Va bene, allora lei va a casa dopo la giornata di lavoro, mette un disco. A che velocità devi far andare il giradischi per mettere su un disco? A 33 giri. Pozzo, ma lo vede che tutto torna? Si rende conto che tutto torna, Ma che cavolo, io tutto torna a casa? Ma scusi, sono una serie, li va a pescare lei. Scusi, guarda, le dico una cosa. Sa, anni fa, nei primi anni 90, mio cugino ha comprato un Alfa Romeo, sa, l'Alfa 33. Sa come si chiama mio cugino? No, Nazareno. Lo vedi? Ma lo vedi? Ma le sembra un caso? Ma sì, sì che è un caso. Ma le sembra un caso? Sì, è un caso, è una coincidenza. Si chiamano coincidenze, scusi un attimo. Se adesso io le dico Trento, lei cosa mi risponde? Mantova. No. Non faccia finta. Ho capito che lei vuol far finta di essere stupido e ci riesce anche benissimo. Di fronte ai poteri forti, ma lei non si preoccupi. Lo dica senza paura. Se io le dico Trento, lei cosa mi risponde? Lo dica? Non lo so, scusi, cosa devo rispondere? Trento. Non mi dica. Bolzano. Non mi dica che non le viene in mente quella storia che racconta di quei valorosi guerrieri che entrarono a Trento trotterellando. Ma che quella storia che si tramanda da padre e figlio. Ma che cazzo sta dicendo? Mica è una storia. Scusi, non c'è neanche un mezzo libro su sta cavolata che sta dicendo. È uno scioglilingua. Cos'è? Uno scioglilingua. È proprio questo che vogliono i poteri forti, scioglierci la lingua finché noi non gridiamo che quei valorosi guerrieri che entrarono a Trento trotterellando, quanti erano? Quanti erano? 33. 33! 33! E noi non abbiamo paura, lo dica! Cosa? Non abbia paura! No, io non ho 33. Paura. Erano 33 i trentini che entrarono a Trento, 33. È tutto un complotto quello del 33. Lei è matto duro, eh. Ma io sono matto sì, duro. Sì, sì, lei è proprio matto. Ma io sono matto. Ma 15 per 2 quanto fa? 30. 16 per 2 quanto fa? 32. 17 per 2 quanto fa? 34. Lo vede che manca il 33, cazzo! Manca il 33! No, guardi, veramente. È tutto un complotto! No. A livello mondiale! Ma io che cazzo c'è? Ma se la prende con me? Scusi un attimo, cioè!
con me se la prende, i tuoi fai i conti, fai... non se la prende con me se non tornano i conti che vuole lei, vada che ne so, faccia la rivoluzione, vada a pisciare sulla tomba di Pitagora, che cosa c'entro io, cioè... ma scusi, là, faccio un gesto forte. È proprio un genio. Ma Pitagora è quello del teorema. Ah no, quello del teorema è Marco Ferradini, ignorante. Lei non può vivere con la testa sottoterra. No, no, io lo potrei, non si può, perché la sfonderei, è piatta, scusi. Cosa va? Vado in giro con un poncio, scusi. Natale, il Natale. È tutto una messa in scena. Ah, non va bene neanche il Natale, certo, adesso. Certo, cioè, non va bene neanche il Natale. Scena. Ah, tutta una messa in scena. Certo, a Natale cosa arriva? Arriva Gesù Bambino. Era un bambino, porta i regali ai bambini. Sì, questo è. Gesù Bambino passa ad al camino. Quello è Babbo Natale, però sì, va bene. Anche sì. Babbo Natale, sono cugini, adesso noi entriamo vabbè, nello specifico. Sono cugini in secondo grado, va bene, adesso salta fuori. Babbo Natale porta i regali ai bambini. Sì. Da dove passa Babbo Natale? Da camino. Io non ce l'ho. Però com'è possibile che io ogni anno trovo dei regali? Da dove cazzo passa? Lei dirà dai caloriferi. Li ho chiusi! Lei fa da 15 giorni. E col 110 ho rifatto tutti gli infissi. Lei è preoccupato. Ho cambiato tutte le finestre. Eppure io ogni anno trovo dei regali. Chi me li porta? Ma che cavolo? Ma lega il bigliettino, c'è scritto solitamente. Scusi un attimo. Non è difficile da perché? Capire. Perché? Perché ogni Natale a me arriva una cravatta? Forse perché la sua famiglia ha poca fantasia. Scusi, No, 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 come se la prenda? Cioè, cosa c'è questo? Cosa c'è sotto, santo di Dio? Sotto la cravatta? Perché i poteri forti mi stanno mandando questi messaggi, santo di Dio? Perché? Perché a me ogni Natale arriva una cravatta, ogni Natale puntualmente non so da dove passi, ho stuccato tutto, cazzo, non cago, tutto il mese di dicembre ho chiuso anche il water, eppure mi trovo, lei se l'è mai chiesto? Cosa? Lei se l'è mai chiesto perché io ogni Natale trovo una cravatta, lei se l'è mai chiesto? Ma come fatto, come ho potuto chiedermelo io, scusi un attimo, l'ho conosciuta adesso, ahimè, cioè secondo lei, voglio dire, inizio, chiederò, me lo comincerò a chiedere da domani, ma altre cose su di lei mi chiederò. Non... No, no, caro mio, si ponga cavolo. Questa domanda, se la ponga, perché io a Natale ricevo una porca cravatta? Porca miseria ragazzi, ma guarda che vita che mi tocca. Come mai lei ogni Natale riceve una cravatta? Ah, vedi che se lo chiede anche lei. Ma è deficiente, me l'ha detto lei di dirlo. Ma è scemo, scusi un attimo. Ma lei è scemo irrecuperabile proprio. Ma è matto, vero? Forse, guardi, forse le cravatte che le regalano le stringe troppo e non le arriva più sangue al cervello, cioè... Caspita, ragazzi. Lei vive in un mondo tutto suo. Scusatemi, sto cercando via Marconi. È questa, via Marconi. Marconi è questa. E il civico 33? Il civico 33 di via Marconi. E poi sono io, quello matto. Mi state ascoltando, ma non ho paura. Non mi farete mai stare zitto, Poi è tutta una coincidenza. Con tutti i civici che ci sono, il signore cerca il numero 33. Deve aver perso le pillole, scusi un attimo. Cioè perché... No, cerco il 33 perché è lì che devo andare, perché abita lì mia zia Maria. Maria! Si chiama Maria! Lo sente? Poi sono io. Non mi fate paura, non mi fate paura. Scusate, ma ho creato qualche problema? Non... No, no, il problema l'hanno creato i genitori facendolo, guardi, cioè, è proprio... Ma ho interrotto qualcosa? No, assolutamente no, si stava parlando del Natale. Del Natale? Natale? Del Natale, Natale, sì, Natale, sì. Natale, 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 Natale. Sì. Tra poco. Quella pseudo festa che quest'anno hanno deciso che cadrà il 25, chissà come mai non l'ha messa il 33, ma... la cosa mi sorprende. Vabbè, il 30, forse perché non esiste il 33, scusi un attimo, Lo conosce il Natale lei? Beh, sì, certo, chi non conosce il Natale? Il Natale vuol dire è una festa, festa che si ritiene libera, no? Sì. È una festa libera. E beh, no, è non proprio libera. Insomma, voglio dire, è Pasqua è con chi vuoi, ma Natale è con i tuoi. Ora lei mi dovrebbe spiegare, se è lecito, lei mi dovrebbe spiegare perché io dovrei passare Natale con i suoi. Scusa. No, ma che cavolo sta dicendo? Scusi, Natale con i suoi, è inteso? Cioè, voglio dire, dipende dal punto di vista, dice Natale con i tuoi e lei mi deve spiegare perché io dovrei passare Natale con i suoi, che peraltro nemmeno conosco. Ma ha ragione! Porca ha ragione, signore! Ma chi sono? Io non li conosco! Ha ragione, signore! Sono i miei! Intende i suoi! No! Cos'è, un'epidemia? No! Ha ragione, signore! Il dato dice Pasqua con i tuoi, Natale con i suoi! Se no avrebbero scritto Natale con i miei! Invece ha scritto Natale con i suoi, guarda che io la conosco bene la grammatica! No, fatemi perché perché il nuovo ordine mondiale vuole che noi si passi il Natale a casa sua! Ma perché? Innanzitutto che si facciano i cazzi loro, perché io non vi voglio! Va bene. A casa mia non vi voglio! Lo deve dire!
deve dire a loro, lo deve dire a loro, lo deve dire a loro, va bene, allora, va bene, nuovo ordine mondiale, noi andremo a fare Natale a casa di questo signore qui, no, passo a prenderla io. Io non ho invitato nessuno. A Natale verremo a casa del signore. No, non siete invitati, ripeto. Lei cosa porterà? Le porterà una cravatta nuova. Bravissimo, bravissimo. Miseria. Ci sono i suoi, perché noi veniamo per i suoi, ma che domande fa? Cioè, ci sono i suoi, è Natale, ovvio, lo passo con i miei parenti, scusi un attimo, cioè, si sta lì, si mangia e poi se volete venire, venite dopo pranzo e magari giochiamo assieme a tombola, va bene? Non ne parliamo più almeno. Ah. A cosa giocate? A tombola, per dire, no? A tombola. Chi glielo dice? Boh. Vada lei, glielo dico io. Glielo dico io. Dica lei. È lei che gioca a tombola il giorno di Natale, 33 dicembre. Lei è convinto che i numeri della tombola escono così? Random. Sì, sì, escono random a caso, perché ci sono i bambini che sono smaliziati. Ma quali bambini? Sono alieni! Sono alieni quelli! Ma che cazzo dici? Sono i figli di mia sorella! Sua sorella è un alieno! Sua sorella è un'aliena! Sua sorella è un alieno! Tua sorella è un'aliena! Ma voi siete un'aliena, caro mio! Ma voi siete due fulminati, ragazzi! Ma non sono bambini, sono alieni che girano con delle astronavi a forma di slitta e decidono l'estrazione dei numeri a livello planetario! A livello paritario mondiale! Ma che cavolo dice? È soltanto una tombola, cioè, voglio dire! Lo sapevo! È tutta una truffa! Ecco perché giù in parrocchia non mi fanno mai estrarre i numeri! No, hermano, con te c'è un altro problema. Che quando scecchi i numeri, li scecchi così tanto che quando li peschi non sono più numeri, ma ormai sono frazioni. Maledetti! Li mando al report. Dicendo, cioè nella tombola non vi va bene neanche la tombola adesso, cioè, allora, anche su quello avete da ridire. Come superficiale, soltanto una tombola. Guardi, lei è veramente cieco. Se l'estrazione dei numeri non è già decisa, mi spieghi come mai io a tombola non ho mai vinto, mai? Forse perché è sfigato. Cioè. Ah, perché lei l'ha fatta una tombola? Ma sì, non mi ricordo, penso di sì. L'ha fatta una tombola. Guardi che mica succede, è una cinquina, tombola. Cinquina, ma l'ha fatta cinquina. Sì, sarà capitato anche cinquina. No, cioè. Sarà capitato. Quando l'ha fatta, giorno, sa. Ora, posto, quando l'ha fatta? Ma voi siete... Ma scusate, come faccio a ricordarlo? Ho detto così, sì, a sensazione l'ho fatta. Ma voi vi ricordate quando avete fatto tombola? O ambo, o cinquina, scusate. Torino, 1974. Natale 94, Biella. No, è impossibile. Cioè, ma voi siete matti, cioè, ma matti irrecuperabili. Cioè, girate con le foto di quando avete fatto tombola. Ma perché lei non ha le foto delle cinquine? Ma al limite giro con la foto dei miei figli, scusi un attimo, ma dai. Figli? Sì. Perché lei si è riprodotto? Sì, voi non lo fate mai, Non lo fate. State così. Non lo fate, mi raccomando. E quanti figli ha? Sentiamo, quanti ho tre figli. Tre figli. Quanti figli ha detto? Ha detto tre. Tre. Quanti figli ha detto? Tre. Tre figli. Tre figli. Ora, io non dico niente, Dovrebbe arrivarci da solo. Non la vogliamo condizionare. Tre figli. Cosa? Ora, lei ha tre figli. Se ne dovesse fare altri 30, quanto arriverebbe? Ma lei è... Lei è scemo, eh. Lei no, è no, proprio... no, 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 noi non la vogliamo stiamo condizionando, è matematica. No, 30 è libero, più 3. È libero, non lo stiamo non bloccando. La stiamo condizionando. È libero, non ci sono campi magnetici. Ma voi siete veramente... Ma è matematica. Ma che cavolo... Ho 52 anni, ma secondo voi faccio in tempo a fare altri 30 figli? Ma scusi, lei ci dica, a quanto arriverebbe se dovesse fare altri 30 figli? 33. Quanti? 33. Oh, maledetti! 33, l'ha detto, 33. Ma è un'ipotesi, scusi, me l'ha fatto dire, scusi un attimo. Ma quale ipotesi? Ma come faccio a fare 30, ancora 30 figli, ma scusi un attimo, ma che lei... Senta, lei non si rende conto che è tutto un complotto? Tutto. Siamo mossi come dei burattini, sì. Ma io non ci sto, io dico no, io non subisco non farete... i poteri forti, non basta, ci farete mai, non ne posso più, non saremo mai liberatemi, come la vaccinata, venga qui che è il microchip, non ti subisco più, basta, via. Basta. State zitti un attimo! Io non riesco a capire una cosa! Allora, rispondetemi a questa domanda! Vabbè, facciamo finta che la terra sia piatta, vabbè, anzi è piatta! È piatta! E perché dovrebbero dirci una cosa diversa? Che tocco a cosa? Cioè, voglio dire, in tutto ciò, quelli che ci stanno, secondo voi, mentendo, per quale motivo ci direbbero una cosa per l'altra? Che cosa ci guadagnerebbero? Oh. Questa è una bella domanda, non ci avevo mai pensato io, Ma perché se lo sta domandando? Venite qui. Sarà mica un alieno lei, La sorella, i nipoti. Eh? Tutta una famiglia. Dentro quell'orecchio c'è un alieno più piccolo.
vi dico un segreto. Venite qua vicino. Ora, voi due, insieme, andate a cagare. Ma non una volta, 33.